Buongiorno Daniela, come Buongiorno, stai? Buongiorno Lorenzo, bene. Cosa fai qui al mercato di Sant'Ambrogio? La spesa. Non magari una fiction enogastronomica che è un po' la moda del momento. No, guarda, quando si tratta di mangiare niente fiction, io voglio che nel mio piatto ci sia solo roba autentica. E come fai a esserne certa? Dacci qualche dritta. Ma scherzi? Vedi, per esempio... Intanto mi domandavo, cosa ti piace mangiare? Lorenzo, te lo sai che io viaggio tanto, per cui quando torno in Toscana, a casa mia, voglio che nel mio piatto ci siano i sapori della mia terra. Stamani mi sono svegliata e ho detto, voglio una bella bistecca. Che tipo di carne compri? Oh, chianina, secondo te? Le sto preparando una bellissima bistecca come solo i macellai fiorentini sanno fare, da una bellissima lombata di vitellone bianco dell'Appennino a marchio IGP. Ovvero? Ovvero indicazione geografica protetta. Ecco, quindi non basta dire chianina. Non basta. Vediamo come. Come facciamo a sapere che si tratti veramente di chianina? Allora, è una certificazione IGP. Vitellone bianco dell'Appennino centrale, essendo appunto una certificazione IGP, prevede l'identificazione del prodotto attraverso i contrassegni tipici della denominazione protetta. Daniela, senti, diamo qualche consiglio ai nostri telespettatori, insomma a tutti coloro che ci seguono. Beh, intanto che controllare i marchi è fondamentale. Per esempio l'Osservatorio Anticontraffazione questo ce lo spiega benissimo. Senti un po'. Una cosa molto importante è avere fiducia nei marchi, nell'IGP e nella DOP. Quali sono i dati della contraffazione in Italia? In Italia il giro d'affari della contraffazione si aggira su circa 60 miliardi di volume d'affari. 17 miliardi e mezzo sono la perdita di valore alla produzione. Si perde il 5 miliardi di entrate erariali più tutto quello che genera l'indotto, quindi siamo intorno ai 12 miliardi di perdite erariali fra tasse dirette e indirette e contribuzioni. Ma quanto è importante sapere quello che abbiamo, quello che mettiamo nel piatto? Ma è fondamentale, però ci sono delle persone che possono raccontarcelo molto meglio di me. Ascoltiamole. La contraffazione è la sostituzione in sostanza di un prodotto con un altro. E far pensare che viene venduto in un esercizio un prodotto tipico della zona non certificato, magari il prodotto non è tipico della zona, oppure viene fatto passare attraverso qualche artificio di immagine, di etichettatura, per un prodotto di qualità superiore verso marchi falsi eccetera di un prodotto invece convenzionale. Piano di controllo fondamentale contro la contraffazione sono i NAS. Vediamo una breve scheda. Si chiamano Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma e furono istituiti nel 1962 con il compito di vigilare sulla disciplina igienica della produzione, commercializzazione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande a tutela della salute pubblica. Senti, quando vai però al ristorante, non cucini tu, come ti regoli? Semplice, cerco il marchio con la robbiana, questo qua, guarda. Così sono certa che il ristorante fa parte della rete di Vetrina Toscana. Nei ristoranti cercate il marchio con la robbiana e sarete certi che in quel posto si utilizzano prodotti del territorio.